Benvenuti in questa nuova parte di Pan con Flasca e la mia guida in italiano, la parte numero 3, la parte dove finalmente andremo a battere la nostra prima palestra del gioco, o almeno ci proviamo. Io, prima di iniziare con la parte, vi ricordo come sempre di lasciare un bel like al video, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettere piace alla pagina Facebook che trovate in descrizione insieme al mio profilo Instagram e a tutti gli altri profili social, compreso anche il canale di Twitch e compagni. Allora, ho allenato la squadra off camera, ovvero mentre non registravo, il raggiungimento di Atena livello 11, che ha imparato finalmente confusione, ha imparato anche doppio team, mossa anche abbastanza utile in futuro, e El allenato fino a livello 16, più che altro allenando Atena mentre speriamo imparasse confusione, che ha imparato taunt, che sarebbe provocazione, che alla fine non è che sia molto utile. Almeno non in lotta, cioè non scusate, fuori dal competitivo. Detto questo, ho anche fatto un po' d'acquisti, ho comprato 8 pozioni che spero ci bastino, e soprattutto una difesa X che vedrete, forse anche l'antidoto l'ho comprato in questa parte, non mi ricordo, cioè fuori parte, e la difesa X, e vedete, ci servirà molto all'interno della palestra. Il cartello l'avevamo visto anche nella scorsa parte. Capo palestra Martin, una grande onda della lotta. Direi assolutamente di entrare. Qui è tipo la palestra di Rudy. In programma di Rino, Zaffiro e Smeraldo. Va bene. Lui usa programma di tipo lotta. Andargli contro un programma di tipo normale potrebbero essere dei guai. I programmi di tipo lotta sono molto forti contro i programmi di tipo normale, quindi stai attento. Quello che c'è di male in questa palestra è che il pavimento è oscurato e diciamo ci sarà, ogni volta che sconfiggerà l'allenatore ci sarà più luce, quindi direi che ci ha spiegato tutto lui, è proprio identica in tutto e per tutta la palestra di Rudy di Farmon, Rubino, Zaffiro e Smeraldo, anche la meccanica. Primo Atena, vero? Perché appunto essendo la palestra presumibilmente tipo lotta, l'ha anche detto lui, quindi direi che assolutamente ci serve Atena davanti. Allora, ho comprato difesa X perché sostanzialmente non sto trovando l'allenatore manco per sbaglio. Sto andando nella strada giusta. Scusatemi, eh. Allora, speriamo un pochino. Qui è l'inizio. Ok, qui è l'inizio. Di là ci sono andato, quindi andiamo a vedere. Ah, ecco, forse qui c'è un allenatore. Se. Ok, non l'avevo manco vista, pensate. Con Medisight. Dicevo, appunto, qui è un bel bordello, tra l'altro. Usiamo Growl. Perché lei ha usato pazienza e ci fa il doppio dei danni che noi gli abbiamo inflitto, vedete? Quindi a me mi tocca già usare una pozione. Il problema, appunto, ho sbagliato. Il problema di Atena è proprio questo. Ovvero che non è tanto forte. Non è tanto forte per il momento, ovviamente, perché è solo un Ralse, e Ralse sappiamo che è appunto un po' molto debole. Però sappiamo anche che quando... Ah, ok, invece la strada giusta era l'altra. Sappiamo anche che una volta diventerà un Gardevoir sarà fortissimo. Comunque, dicevo, compriamo difesa X perché la palestra, essendo tipo lotta, potrebbe servirci difesa X, vi dico la verità. Potrebbe esserci utile. Potrebbe davvero esserci utile... Ok, scusate l'interruzione, ma mi sarei disconnesso il controllo e non so come mai. Automaticamente, tra l'altro. Vedete, ogni volta che battiamo l'allenatore, il cerchio lì della luce si allargherà. E quindi permettendoci di vedere un po' meglio. Qua non c'è un cavolo, va bene. Cioè, non ci sono allenatori, è semplicemente un bivio a vuoto. Terza allenatrice, che c'ha Mashup. Oh, ma io ho purissima vita, boia. Va bene, per poco Atena non sarà all'11. Ah, siamo già arrivati a capo palestra. Qui direi di dare una pozione a Ralz. Perfect. E poi come sempre facciamo il selfie. Cioè come sempre, come su Primal Light Platinum torna il selfie a capo palestra praticamente. Che ormai è diritto, anche se penso di farlo anche dopo perché appunto ora c'è il cerchio, quindi la miniatura non verrebbe bene. Sono Martin in capo palestra di Puel City. Va bene, quindi se vuoi affrontarmi, fammi vedere di che cosa sei capace. Parte la sfida contro, signore e signori, il primo capo palestra
della regione di Hoenn, sostanzialmente, perché abbiamo visto nella scorsa parte che anche qua si chiama Hoenn Tirog. Tirog, io lascerei Atena, quasi quasi. Almeno gli facciamo fare anche i 12, almeno ci proviamo. Non le velocizzo ste perfect, non le velocizzo ste lotte, perché sono lotte importanti. Le lotte importanti non le velocizzerò, ma mi sembra di averlo anche già detto. Allora, ok, Athena sale, Scraggy, Scraggy, ecco, devo cambiare, perché Athena non gli farebbe niente perché è di tipo buio. E quindi metto il caro e vecchio Hell. Metto il caro e vecchio Hell e... Appunto, tra l'altro nella scorsa parte ci avevano, scusatemi, detto, se vi ricordate, che il suo ultimo Pokémon sarebbe stato Hitmonchan, se vi ricordate. Qui mi fa bulk up, lui aumenta l'attacco e si aumenta anche la difesa. Io direi tranquillamente, quasi quasi, se è Hitmonchan, io lascio L e uso ora difesa X. Almeno se dopo c'è Hitmonchan io sto fresco, tanto Scraggy è abbastanza tranquillo, insomma, quanto vedo. Basta usargli un po' di braciere. Perfect. Faux Energy, beh, mi fai proprio... L'ho burnato, l'ho bruciato, praticamente, per chi non lo sa, la scottatura diminuisce sia un po' di vita ogni turno, ma anche l'attacco di chi è scottato. Però lui ha l'abilità Shed Skin che gli usa la scottatura, quindi... Ah, ma diminuiva la difesa, io l'ho alzata e lui l'ha diminuita, bravo, sì. Bravo, quindi ce l'ho neutra ora sostanzialmente, mi cambi un cavolo. Va buono. Sì, ho capito. Ma io dopo c'ho una tattica, visto che mi ha diminuito la difesa. Ah, Critical Hit, ok. Ma allora, cavolo, la pozione ora la uso io, visto che te la usavi fino ad ora. Perché a me, appunto, sto fatto dopo c'è Hitmonchan, mi scoccia un po'. Anzi, mi scoccia molto. Quindi si fa Ember. Gli si fa Ember. Ora ho una tattica. Vi dirò la verità. Ho un tattione. Sostanzialmente, cioè le tattiche sarebbero due, però mo provo la prima e speriamo bene. Metto Athena, praticamente quasi un sacrificio, ve lo dico, perché Athena crepa, ci crepa sicuramente su Hitmonchan. Ci crepa sicuramente, ma io invece di fargli una fusione gli faccio Growl. A lui fa bulk up, tra l'altro, pensate, mamma mia. Lui fa bulk up, si aumenta l'attacco e io glielo diminuisco in buona sostanza. Quindi lui sta solo aumentando la difesa, ma gli faccio braciere dopo, quindi. Gli diminuisco l'attacco e glielo ridiminuisco. Tackle, vediamo quanto ci fa. Cazzo, ha critiche, ok, vabbè, meglio l'ha fatto ora. Quindi neutro. Danno neutro, ce la giriamo quasi alla pari. Io ho un po' meno vita, magari, però. Ce la giriamo quasi alla pari. Critiche, però è un culo bestiale, cioè fa critiche di... Io gli levo pochissimo, bulk up, ah, ne ha usato un altro, vabbè, quindi è attacco più 0,5, perché ogni aumento gli aumenta 0,5 d'attacco. Ah, ora può essere pericoloso, eh? Quasi quasi uso una pozione, quasi quasi. E beh, scottalo, dai. Ah, Tackle, ai ai ai. Buono, cioè buono non tanto, però pensavo mi facesse un po' di più, forse mi mandasse a poco. Vi dico la verità. Poi lui dovrebbe sbagliare qualcosa, ma è impossibile. Esatto, è impossibile che sbagli qualcosa. Io veramente ora crepo ogni volta, cioè come fa ad attaccare? Mi tocca far braciere e spero che fa un brutto colpo. Ah, ok, anche senza brutto colpo? Perfect. Va bene, sta sofferta. Ho fatto bene a preoccuparmi di Hitmonchan perché era davvero pericoloso. Però abbiamo sconfitto Martin, che come prima palestra devo dire si è rivelato molto molto difficile. Oh, cioè ma adesso evolviva al 14, non mi ricordavo. Vi dico la verità. Forse si evolve più tardi dopo. Poi andrò a controllare. Finalmente si evolve. Vabbè, terza parte però. Non mi ricordavo davvero se evolvesse al 14. Sì, c'è il Mande Cincia, voglio dire. Congratulazioni, il tuo Hell si è evoluto in Monferno. Cincia, lo impari Pugno Rapido? Uè, serio, impara Pugno Rapido.
Sì, va bene. Certo, gli faccio dimenticare lì, o taunt, taunt forse è meglio. Faccio dimenticare taunt, sarebbe più voazione, anche se me l'aveva appena imparato, perfect, vedi se si schiarisce tutto qui. Matti riceve la medaglia Kung Fu da Martin, mamma, sti nomi bellissimi. La medaglia Kung Fu a far salire l'attacco dei suoi Pokémon. E tu potrai usare la MN Spaccaroccia fuori dalla battaglia. Ci dà anche la MT08, sinceramente non so cosa sia. Contiene Bulk Up, Gran Fisio, effettivamente me lo potrei aspettare. Che tra l'altro è una buonissima mossa. Ora faccio un attimo i selfie. Voilà. Selfie, viva. Almeno mi metto questa in miniatura perché sennò. E tra l'altro, meno male ci sei voluto anche Chimchar, quindi abbiamo direttamente Monferno, andiamo un po' avanti ora, perché ci sta, abbiamo tempo, quindi un po' avanti andiamo, non tantissimo però un po' avanti andiamo. A questo punto io penso che dovremmo andare verso sud. Tra l'altro sto servizio a me qui del centro Pokémon così mi piace tantissimo, vedete? Di questa specie di PC, lotteria, teleport, poi una volta li proviamo anche tutti, con calma. Ora no, direi. Ok, ce l'abbiamo fatta, abbiamo conquistato la prima medaglia e tra l'altro alla forma, se vedete bene, io mi sono documentato ovviamente prima di fare la grafia, delle medaglie proprio della regione di Hoenn, quindi di Forma Rubino, Zaffiro e Smeraldo, ve lo faccio anche vedere. Questa praticamente sarebbe la medaglia Pietra di Petra, questa qui, che vedete poi anche in grafia. E anche le altre medaglie hanno la stessa forma delle medaglie di Forma Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Allora, non ho visto se si può andare anche verso destra, però io sarei orientato ad andare esatto verso il basso, mi piacerebbe di più, anche se lì c'è dell'erba alta. Ah, che mi sa che possiamo raggiungere solo andando verso il basso, ora vediamo. Ah no, forse usando Selfie, vabbè, ci torneremo poi. Ci torneremo poi. Lo Union Gate. Tra l'altro catturerò anche un Pokémon che sa usare Spaccaroccia perché a breve secondo me la dovrò usare, però. Attenzione, rivale! Sky! Ciao Matti, io so che tu hai battuto Martin. Bene, combattiamo. Benissimo, grazie. Che ti devo dire? Meno male ci serve l'uomo inferno, semplicemente questo. A parte anche Athena. Oddio, ora ci serve. Grande Athena e fa Critical Hit, signori. Proprio quando serve. Io ti batterò la prossima volta. Ogni modo, tu hai bisogno della MN Spaccaroccia se tu vuoi andare lontano. Tieni, prendila. Otteniamo la MN06 che contiene Spaccaroccia. Le MN le posso insegnare quante volte mi pare fuori, ma la differenza dell'MT, solo che per di Spaccaroccia è una mossa abbastanza debole. Quindi attuerò un Pokémon che impara Spaccaroccia per poi insegnargliela. Ma ancora, ma atti veloce! Ah, ecco, vedi. Fa tutto da solo dall'altro. Ora ti farò vedere come si usa Spaccaroccia. Per prima cosa insegna un Pokémon che la puoi imparare. Quando tu vedi queste rocce, usa Spaccaroccia per passarle. Guarda. Vai Popotas, usa Spaccaroccia. Ah, ma lui c'è solo il Popotas davvero, comunque, è schifo, cioè. Sinceramente. Ok. Sì, usando Spaccaroccia si può anche trovare all'interno delle rocce sia Pokémon che strumenti. Va bene, ora vediamo se riusciamo a trovare un Pokémon che magari può impararla. Patate non so se la può imparare. Io andrei più sul sicuro, sinceramente. A parte lui ce l'ha. Ce l'ha sbloccata, quindi. Ah, Critical Hit di Patate a livello 5. Comunque, molto figo lo sprite di Monferno, finalmente ho le dimensioni giuste. E una domanda, se vuoi entrare per favore. No? Quasi quasi ti uccido se non entri ora. Benissimo. Vediamo se la puoi imparare. Vediamo se la puoi imparare. Spaccaroccia la puoi imparare, benissimo. Patate impara Spaccaroccia. Non lo metto in squadra, ovviamente, semplicemente l'ho usato come schiavo per fargli imparare Spaccaroccia. Addio Patate, poi ah, qui ci vuole taglio, vabbè, taglio non ce l'abbiamo. Ah, avrei tanto voluto affrontare questi allenatori con. Lo metto al secondo posto, scusatemi perché sono abituato così, Coralts, perché è, insomma è su di livelli, quindi. Va bene, intanto c'è la musica del percorso di.
Figo Shinx, lo potrei catturare, ma mi farei una squadra praticamente solo di Pokémon di Sinnoh, quindi non sarebbe l'ideale. Io direi possiamo interrompere la parte mia, anche perché nella prossima parte andremo avanti, quindi da materializzare tutto il like, commento, iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e noi ci vediamo con la prossima parte di Pokémon Flash Sky. Ciao a tutti!